Novara, cari amici, gli Urbex ci aspettano, sono appena al di là della ferrovia. Cari amici, bellissima giornata. Oggi siamo Gennaro Gelmini, Dottor Thomas. dottor Thomas, prima collaborazione con noi e sicuramente faremo conoscere un bravissimo Bravo ragazzo. ragazzo, iscrivetevi al suo canale, tra Merita, l'altro. merita. Grazie, Iscrivetevi al suo canale perché merita, in fin dei Merita, conti. metteremo il link, tutto quanto, e youtuber Mauri, che ok, il nostro gruppo già lo conoscete, e Thomas, nuovo. Benissimo, siamo in tre a fare quest'urbex, cioè visita di luoghi abbandonati storici della nostra vita quotidiana del secolo scorso, e siamo al cotonificio Olcesi, conosciuto anche come Manifattura Tosi di Novara, di Santa Gabbio, che è la zona appena dietro alle stazioni di Novara. Facciamo quest'urbex visitando tutto il cotonificio, quindi la lavorazione del cotone. Allora, facevano i filati, nel senso non è che facevano vestiti o che. Partivano dal cotone grezzo, però arrivavano alla bobina di filato, anche per Però ritorcitura, cioè quindi c'era anche il filato singolo sottile per cucire i vestiti, mi servirebbe perché mi sono beh, scassato purtroppo. entrando, mi sono rotto qua, e praticamente anche le bobine di filato, anche corde grosse, perché c'era anche la ritorcitura, cioè il tessuto veniva passato una seconda volta per creare un tessuto resistente, che era proprio addirittura per fare le corde degli scalatori, Sì, pensa a te, Delle della navi, delle molto navi. anche delle navi, sì, anche delle navi. Quindi bellissimo, si tratta di filati, di filatura. Allora, all'inizio solo di cotone, poi un periodo è stata anche comprata dalla Snia Viscosa prima di andare in fallimento, quindi nell'ultimo periodo non ha lavorato solo cotone ma anche viscosa, e quindi nell'ultimo periodo si è fatta anche la fibra in viscosa. Benissimo, cari amici, quindi Gennaro Gelmini, Dottor dottor Thomas. Thomas, youtuber Mauri, capitano Barbadura, benissimo, Adesso ho cambiato ha messo di nuovo il suo nome nome originale, originale, il suo originale o cognato di originario, Copre. e facciamo quest'urbex al 12 di È il mio compleanno, tra 2018. l'altro, Il oggi. 12 Compleanno, auguri a dottor Thomas, maggio 2018, che ecco che 32, 32 32 anni, il compleanno di Thomas, del dottor Thomas, che E compie gli anni, complimenti, 32 anni, 32 anni, sono io benissimo. 20 anni fa, avevo Quindi, 32 anni, mi ricordo i miei 32 lo anni. sa, è destino che proprio Novara città, ci dovevamo trovare. Io di solito le date non le do proprio all'inizio del video, perché questo video, cari amici che ci seguite, anche tra 10 anni, perché non vederlo? E Vero, vero. questo è il bello. Allora, dare la data proprio appena si inizia il video, uno dice: ah, questo video è vecchio. No, vedetelo anche tra 10 anni questo video, Quelli che perché io ci lo siamo, voglio ci siamo ancora. mantenere, lo voglio riuscire a Rimaniamo. mantenerlo su YouTube anche tra 10 anni. Vedetelo tra 10 anni, vedetelo come se fosse oggi. Eppure siamo 12 maggio 2018, compleanno del dottor Thomas. Allora, Grazie, dottor Thomas, grazie. grande. Auguri, auguri, Astri, non ho Auguri a lui. portato la torta. Siamo Non in sapevo posto. perché ce l'ha detto adesso, io non posso Va ricordarmi il bene, regalo compleanno mio, tutto. c'è questa giornata Siamo, fantastica. ultima Cominciamo cosa, l'Urbex. attento alle spine. Siamo. Thank you.
cari amici, siamo qua al cotonificio Olcese. C'è Mauri già che sta filmando. Qua un bellissimo appunto corollario di rose, rose rosse fantastiche che forse gli stessi operai coltivavano. Lì il dottor Thomas che ci dà un'occhiata al cotonificio e vediamo cosa riusciremo a vedere meglio. Thomas, sarà un bell'urbex, eh? Spero di sì, sicuramente da quello che si vede appena da entrati e sì, da cartolina. Sì. La struttura è grande, c'è un bel po' da vedere, da visitare. Sì. Staremo qualche oretta, evidentemente. Ne vedrete delle belle, spero. Benissimo, qua il cotonificio Olcese, magari... cari amici, cosa desiderare di più? Il bello degli urbex che fanno parte della nostra vita e rivedere i luoghi del lavoro, in questo caso del lavoro, a volte di altre situazioni, in questo caso del lavoro, ed è fantastico. Queste ditte, queste fabbriche, perché quando io vengo nei luoghi del lavoro, quando vengo nei luoghi del lavoro sono sempre soddisfatto perché sono i luoghi che richiamano, quando si è al lavoro da lì parte tutto, no? Chissà come mai quando si è al lavoro si è tutto, è vero. È vero. Ciao cari amici. Intanto. Sì, per spegnere poi. E qua le rose rosse. E qui, cari amici, alle rose, entriamo. Cari amici, siamo al cotonificio Olcese di Novara. Questo è il canale Quintino Sella e questo è il cotonificio. E quindi, con questa bella immagine del canale Quintino Sella, iniziamo appunto l'urbex al cotonificio Olcese di Sant'Agabio e Novara. Beh, i rumori fanno parte dell'urbex. Allora, questa è una bellissima pianta di fico che cresce tra le parti, proprio nei reparti del cotonificio. Adesso andiamo, questa è l'area evidentemente dove le sarte lavoravano il cotone grezzo, che si vede ancora, con dei macchinari per fare i filati, le bobine di filati. Rec, perfetto, siamo in onda. Cari amici, adesso spieghiamo i reparti come funzionavano. Quindi c'erano tanti macchinari che lavoravano il cotone grezzo e lo trasformavano nelle bobine piccole come quelle per sarta, anche bobine grandi. C'era anche la ritorcitura, cioè il tessuto veniva lavorato due volte per renderlo più resistente e si arrivava a produrre anche dei tessuti anche per le reti oppure anche per le corde delle navi o anche appunto il tessuto per la sarta, la bobina piccolina per la sarta e inizialmente sempre cotone, poi nell'ultimo periodo anche in viscosa. Bene Mauri, andiamo anche con Mitico. Mauri con Gennaro Gelmini e con dottor Thomas. Siamo a Novara attenzione alla stazione e visitiamo il cotonificio Olcese. Cari amici, venite adesso e vi faccio vedere gli impianti di reazione, perché vedete in alto tutti questi impianti. Praticamente la fabbrica ha lavorato fino agli anni 90 e poi non più per un semplice motivo, anche perché poi le nuove norme della Comunità Europea prescrivevano che bisognava fare degli impianti di reazione per non avere polveri.
E qua, lavorando il cotone, si fa tanta polvere. Anche per questo motivo c'era un gran dispendio di elettricità per i condizionatori dell'aria e anche, poi anche per tenere sempre puliti i filtri dei condizionatori dell'aria. E anche per questo motivo il gran dispendio di elettricità di soldi poi ha fatto sì che le aziende purtroppo andassero via dall'Italia. Purtroppo... Andiamo verso il condizionatore. Ah, qua si vede di sotto. È un buco. Questi invece, questi altri buchi servivano per prendere l'olio di risulta delle macchine, perché le macchine lavoravano 24 ore al giorno su 3 turni, di solito dal lunedì al venerdì, turno notturno, turno mattiniero e il turno al pomeriggio. Quindi 24 ore su 24, turni da 8 ore, lavoravano queste macchine. Allora quindi avevano bisogno anche di un gran dispendio di olio lubrificante. Ed ecco perché poi si faceva tanto olio in dispersione. Era una lavorazione a ciclo continuo. Olio esausto. Benissimo. Continuiamo. Invece ho acceso il capo, lo accendono e lo spengono. Accendo e lo spengono. Il capo 2, faccio... Vai, vieni. Abbiamo rilevato alcuna presenza col K2? No, nessuna presenza. L'unica presenza siamo noi per il momento. Siamo noi e i piccioni per adesso. Tanto Gennaro ci sta conducendo all'impianto di condizionamento. Perché le pile ci diano da guida. Allora, riguardo le pile per le macchine fotografiche. Io c'erano delle belle pile a 2,99€, 3€. Uno poi vuole comprare le pile a 1€, non valgono un tubo. Meno male che avevo ancora delle pile da 2,99€. Perché veramente io sconsiglierei le pile da 1€, non perché magari non siano buone, la pila è buona, ma per costare solo 1€ vuol dire che è caricata poco. Quindi in realtà ciò che non va della pila è che c'è poca elettricità dentro, la caricano poco. Quindi prendete da 2,99€ le pile, non da 1€. Gennaro, secondo te qua, siccome stavo vedendo il tetto che è nero, sì, potrebbe aver preso fuoco magari? No, qua sì. Oh, caspita! Qua è la parte della ditta, allora evidentemente ciò che presumo io, quando la ditta è fallita hanno tenuto qua delle balle di cotone grezzo, perché era ciò che rimaneva, quando si fallisce da un giorno all'altro rimane sempre il materiale. Le balle di cotone grezzo sono state messe qua, il cotone grezzo brucia facilmente, anche perché poi è una vatta molto omogenea, non è trattata. Allora cosa succede? Brucia facilmente, non solo perché è tessuto naturale e brucia, anche perché l'ovatta fa tenere dentro di sé tanta aria e per bruciare ci vuole anche aria e ossigeno. Allora c'è la sostanza naturale più l'ossigeno in essa contenuta, perché è tutta un'ovatta, una bambagia, e ciò fa sì che ha preso fuoco con estrema facilità. Qua è bastato niente, sì. Evidentemente avevano messo le parti di cotone grezzo, le avevano posizionate qua, ha preso tutto fuoco. Però andiamo a vedere l'area del condizionatore. Facciamo stando attenti un po' ai vetri per terra. Per terra, Mauri, tutto come va? Che idea ti dà? Mi dà un'idea che una volta il lavoro c'era e si lavorava parecchio. 2.400 famiglie che avevo risolto, ci lavoravano. Bastava 2.400 la voglia di lavorare. Thomas, ti vedo con gli occhi pensierosi. No, stavo pensando che è vero, che una volta lavoravano tutti. Allora, una volta, se avevi voglia di lavorare, lavoravi, punto. Non avevamo voglia di lavorare, nel senso che ci... E invece oggi, neanche... Adesso che non c'è più e abbiamo voglia di lavorare, non ce n'è.
anche perché no, purtroppo con, oggi, anche con la tecnologia e l'automatizzazione delle macchine si è andato a perdere il lavoro manuale, quindi il grosso del lavoro oggigiorno le fanno. Ma anche perché, diciamo la verità, sono andati tutti all'estero per convenienza. Sì, sì, quello sì, purtroppo. Questa è... faccio vedere i condizionatori. Accendo la... Allora, i condizionatori dell'aria. Prima faccio vedere un attimo. Allora, cari amici, prima ho spiegato che il gran dispendio di elettricità ha fatto sì veramente che si faccia chiudere tutto. Questi erano i condizionatori, cerco di farveli vedere bene, I condizionatori dell'aria della fabbrica. Vedete, io metto la torcia. La torcia la posiziono, che così si vede un po'. Questi erano i condizionatori dell'aria del cotonificio del Cese, messi negli ultimi tempi della fabbrica. E questo consumavano tantissima elettricità. Ecco perché, insomma, ogni fase delle cose sono sempre così difficili. Vediamo, allora, praticamente i condizionatori sono stati messi nell'ultimo periodo, perché vedete che qua è giallino il muro ed è fatto in una certa maniera intonacato. Vedete lì invece bianco ed è intonacato diversamente. E, vedete la differenza tra gli intonaci? Cemento armato sulla destra, sulla sinistra, intonacato di malta. Deve essere malta, che poi con gli anni fa un po' con le spaccature. E quindi fa capire già che questo è più recente. E questa è la parte delle macchine e dei condizionatori. Benissimo, si continua, cari amici. Cari amici, vedete, continuando a parlare ancora del cotone, perché questo è un cotonificio, vedete queste aperture, queste porte, servivano proprio per non far passare la polvere del cotone, il viscolo del cotone. E quindi c'erano sempre questi pannelli di plastica. E andando avanti, addirittura in questa fabbrica, perché devo dire, non ho trovato in altre fabbriche così, in questa fabbrica sono stati ideati, inventati, perché direi proprio così, dei pannelli per far entrare la luce, però evitare che entrasse proprio il calore da fuori, o comunque se si dovesse vedere fuori, erano opacizzati i vetri, però questo opaco veniva dato non dal materiale del vetro, il vetro era vetro normale, pannelli normalissimi, però due vetri con all'interno un pannello di cotone che faceva entrare la luce, ma copriva dalla luce solare, no? Quindi copriva dal caldo, teneva schermato. E abbiamo queste, praticamente ciò che rimane in questi pannelli, dove fuori abbiamo ancora la parte, sia da una parte sia dall'altra, abbiamo ancora il vetro, e all'interno del vetro abbiamo questo pannello di cotone che era proprio interno al vetro, quindi entrava la luce solare, però non entrava il calore, tutto erano ben opacizzati e creavano una sorta di opaco, proprio come un vetro smerigliato. Al posto del vetro smerigliato avevamo invece un vetro liscio con all'interno il cotone. Lavorare il vetro smerigliato un po' ci vuole un po' di pratica, invece così si faceva un vetro liscio. Il vetro liscio costa anche molto meno, quindi si risparmiava sul vetro liscio. Il materiale del cotone si faceva qua, era quindi da una parte il risparmio sul vetro e da una parte invece si riusciva a creare lo stesso effetto di un vetro. Gennaro, stavo notando come costruivano una volta, ma che roba, in fabbriche, che bello. Molto molto solidi, che adesso fanno quattro pannelli per costruire. Sì, diciamo che questi sono mattoni pieni,
Ma sono i pieni proprio sì, di fabbrica. Sì. È cosiddetta archeologia industriale, no? Archeologia industriale. Guarda, questi qui sono proprio. Sono ancora in piedi adesso, ma sono... E sembra retorica dirlo, ma col passare degli anni. Ma questi qua, fatti questi mattoni qua, questi edifici rimangono in piedi, magari gli edifici costruiti dopo cadono. Sì, perché adesso sono quattro pannelli. Sì. Guardate cari amici, appunto stavamo parlando di queste strutture con i mattoni pieni. Un'intera struttura della fabbrica del cotonificio, vedete intere strutture del cotonificio a mattoni pieni. E qua si vede meglio che c'è la luce del sole. Deve essere evidentemente già mezzogiorno, siamo qui alla bellissima Novara in Piemonte, al cotonificio Olcese. La parte ancora del cotonificio, fantastico cari amici, abbiamo una pittura murale, un murales, qui dentro al cotonificio Olcese, nei reparti lavorazione. Puoi visitare altri reparti, perché sennò ci concentriamo troppo su questo. C'è tanto da vedere, tanto qua comunque abbiamo spiegato, sì, e abbiamo visto. Quindi io direi benissimo, che e si continua cari amici. Qua abbiamo il canale, fantastico. Cari amici, un memoriale tecnico durante le lavorazioni sui pezzi fatti. Leggo qua 1800 pezzi, 2000 e voglia. Io immagino in un solo turno, Thomas. Può essere. 2000 bobine in un solo turno, una cosa del genere. Qua il cotonificio Olcese, con un panoramico. Cari amici, siamo qua. C'è un po' di luce da fuori perché vogliamo farvi vedere che siamo veramente a Novara. In questo momento vedete il bagliore della luce che viene da fuori e non si vede il Duomo di Novara. Adesso dimostreremo che veramente siamo a Novara. Sì, certo. Novara, Piemonte, confine con la Lombardia. Novara, cari amici. Allora, Duomo di Novara, ok, Duomo di Novara, è alto solo, era il secondo monumento per struttura alto dopo quello di Torino, la Mole Antonelliana. Anche questo è Antonelliano, mi sa, non vorrei dire la fesseria, però ci sono altre probabilità che sia Antonelliano anche questo Duomo qua. Sì, sì, che lo stesso costruttore, sì. No? Bene Thomas, infatti penso proprio di sì, è praticamente un monumento a grandezza più piccola della Mole Antonelliana, esatto, di Torino, quindi solo secondo la Mole Antonelliana di Torino, ecco il Duomo di Novara. Siamo a Novara e questo fa capire che siamo a Novara, tutta la zona dell'Urbex che stiamo visitando, da lì siamo partiti e stiamo visitando l'Urbex. Andiamo a vedere anche le altre zone. Io volevo farvi vedere, per esempio, adesso arrivo, questa zona ha ancora un paramento, abbiamo un paramento di cotone, proprio contro tutta la polvere di cotone che si formava. Qua ancora... Qui facciamo la zoomata sulle rose, che noi siamo partiti da lì, paramento in cotone e noi continuiamo. Di qua, cari amici. E cari amici, allora le impressioni di quest'Urbex. Sono super positive le impressioni. Sì, sì, sì. Poi c'è la villa del padrone. La villa dove stava il padrone. Adesso andremo a visitare.
Benissimo. Interessante, anche interessante conoscervi. Che sì, è qua. Così. E poi... Mauri e Gennaro sono così come li vedete, sono persone di sì, e poi è incredibile che destino, che è proprio il compleanno di Thomas. È il mio compleanno. Oggi è il compleanno di Thomas, che fa 32 anni. 32 anni. Complimenti. Adesso, magari, allora, ritorniamo sulla scaletta. Mettiamoci di nuovo sulla scaletta come prima. Sei qua. Naturalmente funziona questo aggeggio. Ecco, perfetto. Allora, cari amici, tutti le impressioni... È imponente, è grande. E qua. Tutto da scoprire, questo edificio qui è tutto da scoprire. Veramente. Poi c'è anche la villa del padrone, forse. Adesso vedremo pure la villa del padrone. Il padrone. La villa del padrone. Il padrone cazzato. È fantastico. Gennaro Giulmini. Dottor Thomas. Dottor Mauri. Dottor Mauri, Capitano Barbadura. Capitano Barbadura. Al 12 di maggio 2018, senza saperlo, senza fare apposta, il compleanno di Thomas. Grazie. Veramente anche il destino ci viene incontro. Un bellissimo regalo di compleanno, avermi conosciuto. E guarda caso, Thomas è piemontese, quindi è proprio zona sua, è incredibile. Sì, sì, Novara è proprio la mia città. È la sua città. Novara è di Thomas, quindi fantastico. Fantastico, veramente. Benissimo, continuiamo. Meglio che così non potrebbe andare. Turbez comodo, proprio. Turbez e ciò che desideriamo, nel senso, luogo di lavoro, è tutto. Diteci i vostri commenti, scrivete sotto, fate capire quanto vi è piaciuto. Per mettete like, scrivetevi al like, iscrivetevi se volete, mi raccomando, ai canali. Sì, iscrivetevi al canale. Anche dopo e si continua, cari amici, dalla bella Novara. Siamo sempre qua. A Novara, cari amici, troppo bello, troppo fantastico. Adesso, a quanto pare, andiamo verso la villa del padrone, che è questa qua. Ci siamo, in onda. Cari amici, qua abbiamo un lavabo. Momentaneamente fuori servizio, ma solo perché manca l'acqua. Fuori non servizio. Non preoccupatevi perché non si beve al lavabo manca un attimino l'acqua, però non preoccupatevi perché è una cosa momentanea, poi dopo l'acqua torna. Ci scusiamo per il disagio. Provvederemo quanto prima. Okay. La stacco? Sì. Stacco termale. Perfetto. Tanto poi te tardi. Con i nostri cari amici qui al cotonificio olcese. Benissimo, cari amici. Il padrone incazzato. Se può bucà. Si continua. Andiamo a vedere la casa del padrone. E facciamo le scale, andiamo alla casa del padrone. Bene. Mi sa che lo devo portare questo. Vediamo se ritracciamo qualche presenza con il K2 sì, nella casa del certo, padrone. Certo, per vedere i fantasmi, alla casa del padrone. E cari amici, da questi bei fiori partiamo per visitare anche la casa padronale qui al cotonificio. Molto, tutto così molto bello. Da una scaletta si riesce a salire e andiamo. Guardate la natura, eh? Che bello. Insieme alle costruzioni dei tempi che furono. E cari amici, questa è la casa del padrone della ditta, ma sicuramente è la casa del padrone. O del custode. La casa del padronare. No, ma un custode non ha una casa così grande. Infatti. Quindi deve essere la casa del padrone. La casa del padrone dell'azienda.
Naturalmente non c'era mai il padrone perché sarà stato alle Maldive, tutti i giorni, però questa era la casa del padrone. E quindi evidentemente si poi la occupava il custode. E siamo sempre a Cotonificio Il Ceso di Novara. Adesso continuiamo a far vedere le varie stanze. Siamo sempre Gennaro Gelmini, dottor Thomas, che oggi è il suo compleanno, auguri. Auguri sempre. E 12 maggio 2018, assieme anche ai youtuber Mauri, il capitano Barbadura, mi raccomando, se potete, se volete, un like e iscrivetevi se potete, se volete. A tutti i canali che... A tutti i canali. E continuiamo con questa visione di questa casa del padrone. Io direi un rapido visione e faccio un po' di scale. Passa voce perché siamo vicino alla strada. Continuiamo, cari amici. Continuiamo l'esplorazione. Allora, sì, comunque, vado un attimo. Vedi come sono tutti quanti qua. Cari amici, questa è la casa del padrone. E, vedete, tanto per cambiare, è tornato il sole. Noi siamo sempre molto fortunati. Questa è la casa del padrone. E qua ho un bellissimo murales che hanno fatto naturalmente dopo, con i soffitti. Abbiamo tutto, questa un'uscita e l'altra, e l'entrata principale è questa qua, che c'è un groviglio di piante, e l'entrata principale, vedete l'entrata come nel secolo scorso? Era così proprio, con questa cassetta sopra. Per far entrare la luce anche sull'entrata, anche i soffitti alti, anche soffitti altissimi, che oggi alti così non li possono più fare perché è fuori da regole. Invece una volta li facevano così alti, vedete? Bellissimo. Allora io ci provo intanto, ragazzi, io ci provo a salire sopra. Cari amici, sentiamo a salire sulla scala, a vedere gli altri piani. Ma almeno al primo piano si può arrivare, dai. Cari amici, un po' pericolosino. Ma è solo il primo piano, allora. Ci sono riuscito. Non chiedeteci troppo, cari amici. Quella di qua. La bellissima Novara, ma qua cade quasi tutto. No, quasi tutto crolla. Però magari di qua riesco a passare. Ecco, un crollo. Guardate. Cari amici, dove siamo usciti? Su Novara, incredibile, il Duomo di Novara, dalla casa del padrone, dalla casa padronale, si vedeva il Duomo di Novara, incredibile, cari amici. Quindi la più bella visuale che si potesse avere era appunto questa casa padronale. Qua hanno scrostato il muro, si vede che c'era qualcosa dipinto fuori e l'hanno scrostato in questa maniera qua. O forse poi volevano dipingere di nuovo sopra, allora spaccano il muro affinché si attacca bene l'amalgama che mettono sopra, perché il muro è frastagliato, però invece è rimasto così. Cari amici, siamo riusciti ad entrare. No, qua il pavimento è un po' distrutto, allora bisogna passare dalla parte della porta. E cari amici, questa è la stanza, evidentemente lo studio del padrone, dove il padrone incontrava alcuni dipendenti con cui voleva appunto sapere come evidentemente andasse il lavoro. Ciò avveniva nel secolo scorso e questo è ciò che rimane
della casa del padrone. I bagni abbiamo anche. Bagni padronali, che docce veloci e bagni rilassanti. E si continua, cari amici. Qua abbiamo solo il disbrigo del fatto delle, praticamente, lì eravamo fuori sul davanzale, praticamente ci sono le scale, una parte senza corrimano, però sono scale larghe, poi vanno sopra, allora bisogna farle un po', però non è, vedete, ci riusciamo benissimo, guardando, voi guardate a destra, io guardo a sinistra, così ci compensiamo. E quella è l'entrata, una delle entrate. Qui un gelso ha distrutto tutto il catrame ed è cresciuto. Sempre qui. Che bello, eh? E cari amici, dopo aver visto i padiglioni produttivi, andiamo di là a vedere che ci saranno gli uffici, chissà, tutto ci attende. E cari amici, qui la natura ha preso il sopravvento, a quanto pare. Risveglio. Gli unici specchi in cui mi rifletto felice. E continuiamo, cari amici. Siamo qua da Novara. Infatti si vede la cupola del Duomo di Novara. Ebbene, oggi è il compleanno di Thomas. Auguri, grazie. Auguri, auguri a Thomas. Bene, raccontaci come ti è venuta la tua passione per YouTube. Ma io YouTube ho cominciato a seguirlo seguendo video di Urbex, perché ho sempre fatto Urbex anche prima dell'avvento di internet, perché da quando sono ragazzo mi piace esplorare posti abbandonati, ex fabbriche. Quindi è una passione che ce l'ho dentro sin da piccolo. E seguivo sempre i video di Urbex in generale, e attraverso questa mia passione degli Urbex ho conosciuto vari YouTuber, tra i quali voi due, che mi ha fatto anche piacere conoscerli di persona. Grazie, siete delle belle persone, genuine. E il bello siamo di YouTube, il bello di YouTube è anche questo, non è solo fare dissing, haters e litigare. Come potete vedere, su YouTube ci si può anche conoscere e fare amicizia e condividere delle passioni assieme. Sì, stiamo appunto facendo la pausa del pausa pranzo dell'Urbex, nel proseguo è tutto l'edificio accese. E stiamo facendo questa pausa così ristorativa, ci sediamo un po'. Mangiare un panino, bere un bicchiere d'acqua. E bene che sia così, ma come dico io, no? Noi viviamo 100 anni, ma come anche... Magari. Sì, ok, sì, bene, fortunato. Allora, si spera di vivere 100 anni. Alla fine andremo tutti in un nello stesso posto, insomma, in una bella cassa di legno. Cioè, alla fine cosa ci conviene litigare? Infatti. E alla fine mai prendere la vita troppo male, perché ci sarà sempre un'uscita. È come quando non riusciamo a trovare un'uscita, per esempio adesso ha a che fare con quest'Urbex, l'uscita che non si trova è l'uscita lavorativa, perché una ditta di 2400 operai fallisce così, altra ditta uguale. Vuol dire che io una volta a Novara avrei trovato il lavoro, sicuro. Adesso, come anche a Varese, a Milano, adesso non lo trovo da nessuna parte. Allora, è la stessa identica cosa. Però sappiamo che ci sarà un'uscita, perché il lavoro non può non esserci per sempre, perché vuol dire che allora falliamo tutti
Allegria. Dario non so, ho atteto. Ma più bella questa sedia lì, tutta scassata. Ve la consiglio. È una sedia. Allora, la sedia fantastica. Vedete? E poi anche dietro. Ma sì, ma faceva freschina quando sono partiti. No, siediti. Allora, ho voluto sedermi io in questa perché l'ho scoperta io questa sedia. Allora ho voluto sedermi io. Allora vieni qua. Eccoci qua. E comunque sia, ricollegandomi al discorso che stava facendo il buon Gennaro, che ha ragione, non esiste problema che non ha una soluzione. Ogni problema ha una soluzione. Anzi, quando vediamo il problema, siamo così tanto magari avviliti del problema che sembra che il problema non possa avere una soluzione. Mentre invece quando troviamo la soluzione diciamo, ma cazzo, era così facile. Che tanto è inutile piangersi addosso. Sì, sì. Ah, sì. E... come anche molti in tante maniere, c'è chi non riesce a dormire, c'è tante situazioni. Io quando alcune, tantissime persone dicono non riesco a dormire, ma stacca la spina, ma stacca questa spina, spina nel senso, dormi basta, cosa ci vuole? Io, allora, il segreto, io per riuscire a prendere sonno subito, mi devo mettere fermo, non mi devo muovere. Occhi chiusi, fermo, nel giro di 30 secondi, se non un minuto, prendo sonno. Io invece volevo dire un'altra cosa, che non serve sempre stare incazzati, anche i problemi ci sono, tutto, ognuno nella sua vita ha i problemi, ma stare incazzati sempre di cattivo umore o depressi, questo non serve, non aiuta a risolvere i vostri problemi. Quindi io dico, affrontiamo la vita con buon umore, sì, serenità, e le cose si risolvono. Siamo qua in pausa pranzo, adesso pausa pranzo, avremo il secondo tempo con Tonificio Il Cese di Novara il 12 maggio 2018, Gennaro Gelmini, Dottor Thomas col suo compleanno. Auguri. Grazie. 32 anni. 32. Detto, 32 prima, quindi si può dire. Si può dire. Portati benissimo. Dire l'età, 32 benissimo, si può dire. E il nostro youtuber Mauri Urbezzo Vlog, che adesso Capitano Barbadura. Capitano Barbadura, io vado sopra lì indietro. Attento, questa sedia. Non facciamoci male. Ma fa niente, le riprese dovrebbero venire bene. Bene, allora. Ciao a tutti. Ciao, scriviti sì, anche dovrebbe... sul mio canale Dottor Thomas Live. Ah, ma vieni pure più alla luce, Thomas. Che c'era, mi sa che no, sei proprio più buio, caspita. Vabbè sistemerà un po', dai. E cari amici, adesso posizioniamo la sedia dovutamente dove stava prima, sul canale. Ma quale canale? Adesso vedremo quale canale. Se vai giù basta, mi fa. Un canale di YouTube. Eccolo qua. Era qua allora, dove era trovata? O nell'altro capanò. Ecco, era qua, doveva essere qua. Un canale sotto che passa l'acqua. E noi per coprirlo ci mettiamo la sedia su come stava prima. Ciao per la cadrega. Che sta perfetta sopra, a pulire il canale. La sedia perfetta, la sedia su cui chiunque vorrebbe sedersi, forse meglio di no. Poi andiamo a vedere quei bei murales, certo, partendo anche da di là. Quei bei murales. Ce n'è di murales qua. E qui c'è qui fisicamente, qui virtualmente. Ah, sta di là, eh? Andiamo fino di là. Lì c'è Gesù. Gesù. Guardate che bello questo. Bellissimo.
C'è da dire che queste sono vere e proprie opere d'arte. Io penso che con la fede si può fare molto di più nella vita. Sicuramente quando è venuto questo Gesù sapeva ciò che voleva intendere. Bello, questo Gesù. Guardate, in posti abbandonati così si riesce anche a trovare dell'arte. Anche la fede è importantissima. La fede è importantissima. E qua andrà fuori. Sì, che andremo a esplorare. Adesso andremo a esplorare. Una rapida visita, io volevo passare anche là. Eredità fatale di una vecchia veggente. Il bel fante di cuori parla sinistramente. E qua sono bei posti. Qui al cotonificio Alcese, cari amici. È terribile quello, guarda che diavolo. Sì, beh, questo preferivo non farlo vedere per forza. Qua una parte artistica. E continuando andiamo a vedere Mauri, allora anche da altra parte. Aspetta che... Qua, allora, se avete delle piante da annaffiare, qua c'è un bel annaffiatoio, nel caso possa servirvi. Ma per questo è il verde allora, che c'è, ecco, l'unica cosa è il flash della luce che ogni tanto... C'è l'annaffiatoio, per questo è un verde rigoglioso. Un computer mica tanto contento, vedete? Quando il computer poverino vostro non funziona bene, non è tanto contento. È bello che c'è il cartellino funziona. Ah, una volta funzionava. Occhio qua dove mettete i piedi. Da di là. Guarda la cazzo. Da di là di qua. Io le ho riprese quelle robe lì, poi massimo interettato. Anche questa è arte, ma vuole far vedere tutto. Anche questa è arte. E siamo qui al cosificio al cielo. Non ci specchi, più felice. Io penso, bisogna vederla filosoficamente la cosa. Naturalmente i poverini che abitano nel Durbex sono senza fissa dimora, no? Quindi senza fissa dimora la vita è certamente difficile e allora non hanno specchi in cui specchiarsi, perché lo specchio è anche vedere il meglio di sé in qualcosa e non si hanno specchi. Allora gli specchi a volte, a volte gli specchi sono un pochino della cruda, brutta realtà, però magari vedendo la brutta realtà, vedendo la realtà, si riesce a capire come migliorarsi nella vita. Se noi non riusciamo a vedere la nostra realtà, non riusciamo a migliorare nella vita. Ecco che questa è la dimostrazione di vedere la realtà, perché la realtà è un po' cupa. Però quindi speriamo veramente che questi segni artistici siano per un migliorare la vita, quindi per migliorare la vita bisogna realmente vedere le proprie condizioni, quindi il reale, ma che sembra negativo, invece per dare un lato positivo e un nuovo sbocco alla vita, vedere veramente com'è per dare un nuovo sbocco. Benissimo. Stacco? Sì, ancora qui con il youtuber Mauri, il dottor Thomas. Dottor Thomas, non è sempre. Benissimo. Youtuber Mauri, Capitan Barbadura. E Gennaro Giolmini. Vedete, un po' di vena artistica e un po' di vena anche, insomma, miglioriamo noi stessi, miglioriamo le nostre condizioni. Bene, a dopo, cari amici. Evitato soffiarsi con l'aria compressa. Qui al cotonificio Olcese. Sempre naturalmente a Novara.
dove possiamo vedere l'ambito Duomo. Che bella visione, cari amici, troppo bella, eh? Tutto è la vita, cari amici, il bello della vita, guardate l'arte, guardate la natura, e già ciò ci basta, qui al cotonificio Olcese. Qui evidentemente facevano il carico-scarico del materiale grezzo, del cotone grezzo, perché vedo che c'è una rampa di scarico. Qui abbiamo un lavoratore che sembra un po' impaurito e qua continuiamo la nostra esplorazione nei vari reparti, come anche qua dentro a questo punto. Benissimo. Amici, continuiamo al cotonificio Olcese. Hanno dato fuoco. Qua ci sono le scale, però. Qua vedete se c'è qualche muratore. Questa zona qua, cari amici, siccome adesso spiego, praticamente evidentemente ci sarà stato un incendio. Mauri, allora spiego, vieni qua. C'è pieno di spi. Lì è fuori. Spiego brevemente. Qua, cari amici, vedete che ci deve essere stato un incendio. La zona poi è stata transennata perché in pratica il cotone prendeva fuoco facilmente. Questi erano i magazzini del cotone. Poi quando è fallito tutto, avranno tenuto le balle di cotone ancora qua. Il cotone, quindi cotone, bambagia, quindi contiene anche molto ossigeno, molta aria. La bambagia del cotone prende fuoco. Materia organica con l'aria prende fuoco facilmente. E così avranno lasciato del cotone grezzo qua ed è bruciato tutto. Infatti. Mari, ci voglio vedere le riprese anche con te. Ecco qua. Qua deve essere bruciato tutto, poi hanno messo i pali. Cari amici, questi sono i quadri elettrici di un tempo. Adesso non c'è granché, però erano tutte le parti elettriche di un tempo. Ancora come sempre, qua all'Olcese. Stiamo cercando di andare a visitare quelle torri lì. Parte elettrica con degli impianti, uffici sopra. Qui al cotonificio Olcese di Novara. Qui, cari amici, accessori aria compressa e relè ciclici a questo mini magazzino. Abbiamo trovato l'edificio, la parte con la scala antincendio e un albero di fico. Ma credo di sì, perché è possibile che le scale, però lì le vedo un po' pericolanti. Cari amici, adesso tentiamo la scalata alla torre. Mauri? Giusto. Scaliamo la torre della fabbrica. Cari amici, siamo qua al cotonificio Olcese di Novara. Quantomeno cerchiamo di salire alla torre. La salita alla torre
perché è tutto uguale a dove siamo andati su stamattina praticamente. Attento. Sei il pezzo all'inizio, ho visto proprio la mattina presto. No, se devo stare attento perché ho le scarpe un po' morbide. Mi entrano i vetri. È uguale quello che ho fatto. Un bagno come stamattina. Ah. A noi stamattina. Prima i rumori del treno. Bene Mauri, siamo saliti anche qua sopra. Sì, perché io mi ricordo quella roba arancione. Ah. Sì, eravamo. Dove eravamo stamattina? Sì. Benissimo. Eravamo in fondo. Sì. Che io da lontano mi ricordo che vedevo quella cosa arancione, gialla, ecco, no? Ecco. Non so se ci hai fatto caso, la vedevo da lontano là. Gli amici, si continua. Rispetto dove... Vecchio telefono, cari amici, fa sempre all'olcese. Bene, cari amici, senza attese vi facciamo vedere ciò che è l'inceneritore. Adesso vi spieghiamo meglio. In pratica, le balle di cotone grezzo, il cotone grezzo arrivava qua in fabbrica. Per evitare che questo cotone grezzo veniva analizzato poi di nuovo in fabbrica per vedere di che qualità era. Per evitare che eventualmente potesse esserci del cotone non buono, perché è vero, anche storicamente, riandando a vedere notizie storiche, capitava del cotone o che aveva preso dei parassiti o se no anche delle muffe. Ah, è possibile. Anche delle muffe. E da quel cotone non solo sarebbero venuti dei tessuti terribili che si sarebbero spaccati, avrebbero perso il colore, tante cose. Anche poteva capitare che le balle di cotone potessero magari contagiare, diciamo... Contaminare. Bravissimo Thomas, la parola giusta. Ogni tanto capita le parole che non si ricordano. Contaminare l'altro cotone. Sì, è vero, che poi dopo i parassiti passavano dalla parte... Parassiti, le muffe. Allora ecco, Mauri, vieni qua pure, non so quanto un quadro come al solito, no, ma ci stiamo. Vabbè, dai. Allora, quindi, in breve, ci voleva l'inceneritore. L'inceneritore doveva avere delle caratteristiche in una fabbrica privata. Bruciare solo le sostanze che produceva la fabbrica, quindi in questo caso cotone, e anche produrre energia per forza, quindi comunque si creava del vapore che facevano degli usi anche di riscaldamento, perché queste erano le norme per far funzionare l'inceneritore. Benissimo, passiamo alle parti tecniche. Allora. Direi. Siamo qua, Gennaro Gelmini, Dottor Thomas, YouTuber Mauri, Capitano Barbadura. Adesso passiamo alle parti tecniche di questo inceneritore. Benissimo, beh, abbiamo fatto una triade. Naturalmente, cari amici, dal cotonificio Alcese di Novara. E allora, le caratteristiche tecniche. Questo è poi la parte sopra dell'impianto, vedete, con le tubazioni. Cari amici... È bello rivedere l'archeologia industriale, eh? Archeologia industriale, esattamente. Sì, archeologia, questa è vera archeologia industriale. Ed ecco da vicino l'impianto, la parte che faceva vapore con i manometri, e proprio la parte fisica dove si metteva fisicamente il cotone. Inquadriamo. Ed ecco tutta la parte dell'impianto di incenerimento. Con tutte le tubazioni
che portavano su verso il cammino, il comignolo. Questo impianto è rimasto tal quale, non l'hanno mai smontato. Bene. Poi vediamo qua tutta la parte dentro. Ah, ma non si... Ecco, col camignolo, il camignolo sopra. Cari amici, siamo qui ancora all'inceneritore, a zona dell'inceneritore. Vedete, molta umidità si è formata col passare degli anni. Qua appunto, Mauri, da lì, ecco. Qua appunto ancora all'impianto dell'inceneritore. Mi è piaciuto particolarmente l'inceneritore perché è ancora un impianto presente nella fabbrica. Nella fabbrica Cotonificio Alcese a Novara. E fa vedere, Mauri, ancora troppo bello tutta la parte tecnica. Archeologia industriale. Sì, archeologia industriale, eh? Thomas, bellissimo qua. È una delle poche macchine che sono rimaste presenti. Bene, benissimo, eh? Bellissimo. Chiudo? E continuiamo, eh? Continuiamo, okay. Benissimo. Una delle torri dell'azienda. E qua continuiamo. Che ci è rimasto nei pensieri, nelle belle cose di una vita di lavoro. E questo posto, appunto, diceva dottor Thomas, i pezzi praticamente mattoni pieni, mattoni che durano una vita. Sempre una vita. Ed ecco che queste parti rimangono ancora tali e quali. Andiamo a vedere un po' ancora i reparti. Bello far vedere anche le entrate di là dove eravamo prima. La parte dei reparti. Insomma, cose che durano. Benissimo. Quella zona lì non l'abbiamo mica vista. Dobbiamo ancora visitare un'ultima zona, cari amici, ma questo posto è spettacolare. Amici, questo è l'Urbex, qua appunto le zone tra gli alberi, e guardate che sentiero nella natura, dentro la fabbrica ma nella natura. Nel nostro Urbex abbiamo anche visto resti di automobili e magari per prendere il metallo prendevano qua dalle automobili. Ed ecco, cari amici, entriamo pure dentro qui a vedere. Ci sono varie stanze. Questo è un altro caseggiato, quindi, eh? Mauri, com'è?
Questi erano gli ex uffici, si vede. Ah, gli uffici, esatto. Sì, sì, infatti. Benissimo. Vogliamo bassa voce perché siamo vicino alla strada. Ah, ecco. Io non ci pensavo, cari amici. Siamo, vedete quel muro lì? È il muro perimetrale, beh, dall'altra parte, insomma, dove ci sono quelle piante. È il muro perimetrale che dà sulla strada. E quindi tanto meglio, insomma. E qua era la palazzina degli uffici della fabbrica. Benissimo. Ed è la prima palazzina che dà verso la strada. Qua, beh, potete immaginare, la situazione è questa, però come archeologia industriale, oltre le bellissime rose che crescono qui fantasticamente a rallegrare la giornata, vediamo anche i documenti. Anche da questo possiamo vedere che siamo in un ufficio, dai documenti che ci sono. Quasi quasi, e qui sotto chissà dove va. Altre rose che entrano dentro, guardate che cosa incredibile. Mauri, intere piante di rose che entrano dentro. Ah, che bello, troppo bello. Thomas, fantastico. Stavo parlando prima con Mauri. Sì, mi fai vedere questa rosa. Cari amici, rose sono uscite spontaneamente. Troppo bello. Io non ho parole. L'ho trovato divinamente. Sì. Bello, bello proprio. Vediamo ancora. Perché c'era la luce così. Anche qua può essere anche un cortocircuito. Perché vediamo un altro incendio. Questo è il terzo incendio che vediamo nella fabbrica. Gli altri due li ho ipotizzati, replicati all'incendio del cotone grezzo. Mentre invece qua io potrei ipotizzare un cortocircuito, perché siamo nella zona degli uffici, quindi è difficile che fosse per colpa del cotone, ma ai tempi magari gli impianti non avevano impianti elettrici. Non avevano la messa a terra e può essere un cortocircuito. O può essere magari che hanno fatto un falò ai barboni, eh? No, beh, speriamo di no. Un posto così